Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi sarà zucchine ripiene di carne. Per preparare le zucchine ripiene di carne occorrono 10 zucchine, un uovo, polpa di carne. Io in questo caso ho usato polpa di tacchino, mi piace di più, è più leggera. Comunque potete mettere anche quella di manzo, comunque quella che vi pare, insomma. Qualche pomodoro pelato, un pochino di pepe. Un bicchiere d'acqua per la cottura, olio e sale quanto basta. Occorrono anche 2 spicchi d'aglio e un mazzetto di prezzemolo. Per prima cosa dobbiamo sistemare le nostre zucchine. Le tagliamo agli estremi, le dividiamo a metà, dopodiché prendiamo una pentola di acqua con un pochino di sale e mettiamo a bollire per 5 minuti, una scottatina praticamente diamo. Io questo procedimento l'ho già fatto. E questo è il risultato. Dopodiché li mettiamo a scolare e le facciamo raffreddare. Adesso andremo a votare con un semplice strumento per svuotare le zucchine. Andiamo a votare tutte. Le scotto leggermente perché così in cottura saranno prima e risulteranno più morbide. Continuate così finché non avete finito le vostre zucchine. Le zucchine sono state tutte quante vuotate. Adesso prepariamo l'impasto. Prendiamo la carne macinata, aggiungiamo l'uovo, un pizzichino di pepe. L'altro lo metteremo in cottura. Se non vi piace l'aglio potete anche non metterlo. E anche un pochino del dentro delle zucchine. La rimanenza non buttatela, sono buone per fare le minestre oppure basta infarinarle, passarle nell'uovo e friggerle, sono buone tale. Aggiungiamo un pochino di sale. Il nostro ripieno è pronto. Adesso lo riempiamo, prendiamo il cucchiaio e cominciamo a riempirlo. Vedete che adagiate sulla pentola. Continuate così fino a che non sono finite tutte le vostre zucchine. Ed ecco qua che sono tutte quante riempite le nostre zucchine. Adesso mettiamo 2-3 cucchiai di olio, extravergine d'oliva, un cuscinetto di prezzemolo. Io lo metto intero così poi dopo lo tolgo. Uno spicchio d'aglio, anche questo intero. Qualche pomodoro, o pomodoro fresco o pomodori pelati. Di sale, un bicchiere di acqua per la cottura.
coprite e lasciate cuocere per 20 minuti, mezz'ora, a fuoco lento. Tra 10 minuti comunque andremo a girare le zucchine dall'altro lato. A dopo. Dopo 10 minuti andremo a girare le nostre zucchine. Piano piano le faremo cuocere anche dall'altro lato. Ed ecco qua che dopo 20 minuti, 25, le nostre zucchine sono pronte. L'acqua si è asciugata, come vedete, e l'importante è che devi affondare bene la forchetta. Sì, sono molto forte. Adesso le andremo a impiattare. Ed ecco qua che le nostre zucchine ripiene sono pronte. Sono davvero buone, molto leggere e facili da preparare. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto!